Ciao bestioline, anche oggi la nostra agendina e questo vuol dire video sul risparmio. Siamo arrivati al video numero 8, quindi siamo quasi agli sgoccioli. Io spero che comunque vi siano piaciuti i video inerenti a questo tema, ma bando alle ciance e iniziamo subito con l'argomento di questo episodio, tra virgolette. Allora, oggi parleremo di autoproduzione e di congelamento. Perché questo? Io mi trovo molto comoda, soprattutto, diciamo, a parte che avete visto i miei video di cucina folle che faccio ogni tanto il sabato, perché come sapete io il sabato mattina vado a fare la spesa e poi passo il resto della giornata a cucinare per tutta la settimana successiva. Perché? Per evitare ovviamente di mettermi la sera quando arrivo tardi a casa a preparare dei banchetti. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con i punti principali. Autoprodurre, allora io sono per l'autoproduzione culinaria quasi totale, nel senso odio prendere cose già pronte, ad esempio i primi già pronti, mamma mia, penso di non averne mai preso, forse un paio, non so, perché comunque sia, preferisco prendere le materie prime e prepararmi io ciò di cui necessito per evitare comunque sia di sprecare denaro, perché ovviamente rispetto al costo delle materie prime, se calcolate il costo di un piatto pronto è immensamente più elevato. E poi anche perché comunque sia io preferisco toccare con mano le materie prime e vedere effettivamente cosa c'è all'interno di quel piatto. Quindi, scusate, ho il fiatone, questa asma mi sta uccidendo, speriamo che passi a breve, ma anche questa è un'altra storia. Allora, per autoprodurre e risparmiare, ovviamente ci ricolleghiamo al video precedente, ovvero quello del menù. Cosa facciamo? Andiamo tramite i volantini a guardare le materie prime scontate, a decidere il piatto da fare. Quindi andremo a prendere delle materie prime che saranno di qualità, quindi mangeremo meglio, saranno scontate perché le guardiamo dai volantini, quindi andiamo anche a risparmiare in denaro, diciamo, però senza sminuire la qualità delle materie prime. Io quando faccio questo solitamente faccio una scorta di materie prime e vado subito a cucinarle praticamente tutte. Perché? Perché voglio evitare di sprecare il più possibile e comunque sia voglio evitare anche che mi vadano male le materie prime, quindi io so che tot giorno ho tempo, magari il giorno prima o quella mattina stessa, come nel caso del sabato, vado a fare la spesa, così cucino subito, le materie prime rimangono fresche e anche qua evito gli sprechi. Poi preparo già tutto porzionato e vado a congelare già porzionato ed etichettato, nel senso io saprò sempre quando, che ne so, ho preparato quella teglia di lasagne. È molto importante andare ad etichettare per evitare di lasciare lì le cose troppo tempo. Oh, scusate, dell'altra asma. Andando a congelare, cioè a fare grandi quantità, porzionarle e congelarle ci farà risparmiare tempo e denaro successivamente,
Perché anche lì è come se noi avessimo preparato un piatto pronto. Quindi la sera arriviamo a casa, mettiamo nel forno, mettiamo in padella, quello che volete, il tipo di cottura che avete deciso per quella determinata preparazione, risparmiamo un sacco di tempo e in più risparmiamo del denaro. Perché comunque sia, se noi sappiamo che siamo stanchi, usciamo dal lavoro la sera, magari una giornata. No, non abbiamo voglia di cucinare. Cosa facciamo? Ci fermiamo da qualche parte e compriamo qualcosa di già pronto e andremo a buttare i nostri soldi. Invece così io esco dal lavoro, so già che arrivata a casa ho le lasagne, i cannelloni, o che ne so, le alette di pollo per Paris, cioè. Così sono molto più organizzata e noto che mangio comunque meglio. Poi un'altra cosa che è davvero importantissima per me è fare sempre un inventario di ciò che avete in congelatore per evitare di comprare in eccesso. Allora, questa qua è una cosa importantissima. Perché se io non so cosa c'è nel mio freezer, io continuerò ad accumulare roba inutile, che poi alla fine andrà male, perché sì, ok, potete congelare, ma fino a un certo punto. Perché se accumulate, accumulate, soprattutto per quanto riguarda i freezer a pozzetto, io ho riscontrato questo problema, ecco. Con il freezer a cassetti è diverso perché hai tutto più o meno sott'occhio, invece con il freezer a pozzetto non vai tutte le volte a svuotare il freezer fino in basso per vedere che cosa hai effettivamente. E quindi è molto complesso. E quindi togliendo sempre solo le cose che vediamo, diciamo al di sopra, le cose sotto rimarranno per troppo tempo e va a finire che poi dovremo buttarle via. Invece, avendo un inventario, mi basta che guardiamo la nostra lista e in base a quello che abbiamo voglia di mangiare quel giorno, possiamo tirarlo fuori. Ovviamente non andate a congelare qualsiasi cosa, perché comunque non è che faccia sto gran bene mangiare sempre cibo surgelato. Datevi comunque delle regole, ecco. Bisogna sempre stare lì a controllarsi, ecco. Niente, io vi saluto, anche questo video termina qua, spero di avervi dato qualche idea, qualche spunto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!